Addirittura. di dare il benvenuto ovviamente a Viola Fan, a Manuel Pasquale. Ciao Manuel, buon pomeriggio. Ciao Manuel, ciao, ciao. Buongiorno, buongiorno. Come stai? Tutto bene, grazie, tutto bene. Ci fa molto piacere. Capitano della Fiorentina. Ho il cane di Fantossi che mi guarda, perché invece... Igor, Igor, no, Ivan il terribile. No, ormai io so Igor per la testa, non me lo levo. Ma... Intanto ci ha raggiunto eccola. Anche ciao, Anna Kiesh. Ciao, ciao Anna. Ciao, buon pomeriggio, ciao. E grazie per averci fatto questa bella sorpresa di averci portato qua Viola Fan e Manuel Pasquale. Grazie Anna, questo ringraziamento dovuto. No, allora io vorrei partire sentendo Anna e poi magari sentiamo anche Manuel su una cosa, perché chiedi a Manuel prima, che lui sa più di me. No, prima chiedo a te, perché ti domando una cosa che riguarda la Spagna anche, perché questi giorni si è molto discusso della Coppa Italia come competizione, se rimetterla in discussione, se vale, se non vale. A parte che chi la vince entra in Europa, e a noi farebbe molto comodo, non inteso come ovviamente diciamo amici della Fiorentina. Però in Spagna la Coppa del Re la mettono in discussione come competizione oppure no? Scusami, è sparita completamente il collegamento? No, dicevo... Vuol sapere, vai a dare rispetti. No, chiedevo se in Spagna mettono in discussione la Coppa del Re come hanno fatto in questi giorni con la Coppa Italia. Sarri l'ha messa molto criticata come competizione, no? Avrei seguito. No, per il momento no. Cioè, no. La Coppa del Re è una competizione che non si mette mai in discussione ed è seria in Spagna. Ma venendo dalla Spagna, a parte della Coppa del Re, vi do una notizia che ho sentito proprio ieri sera, che quando l'ho sentita ho detto, questo glielo devo raccontare domani. Cioè, guarda, te lo dico, non ci dare brutte notizie, non ci dare brutte notizie. Una cosa che non si è sentito in Italia durante il calciomercato, sono rimasta... di stucco. Ok, durante una trasmissione alla SER, la Radio SER, c'è un giornalista che si chiama Jesús Gallego, che ha affermato che Vlahovic era stato offerto al Real Madrid e il Real Madrid ha detto di no prima di essere andato alla Juventus, proprio 2 settimane fa. Ah, quindi... Questo testimonia due cose, forse, che Vlahovic voleva solo la Juve e che la Fiorentina lo voleva vendere a tutti i costi. No, lui voleva il Real anche, però sì? Lo stesso Real che no, perché avendo già Benzema e Vinicius e aspettando che arriverà Mbappé questa estate, hanno deciso di non avere sovraccaricare il reparto in attacco, però il Real a dire di no. Ah, hai capito? Certo. Certo, però noi siamo forti, si va a offrire Vlahovic alla squadra che ha appena preso Mbappé. No, mi pare intelligente. No, che lo va bene, ma insomma l'accordo l'hanno trovato. Manuel, io te la chiedo subito questa cosa su Vlahovic, su questa operazione, cosa ne pensi e quanto, se è più debole o no la Fiorentina in questo momento? Beh, parto da questa ultima affermazione. I numeri parlano tutti a suo favore. Aveva una media gol praticamente quasi di un gol a partita. E, per una squadra che in questo momento sta cercando di crescere, avere un attaccante che ti garantisce e promette un gol a partita sicuramente è tanto. Abbiamo visto nell'anno solare è uno dei migliori attaccanti europei. Quindi insomma, perderlo vuol dire perdere tanto. Per il bene della Fiorentina ci auguriamo che Piontek e Cabral riescano a trovare sicuramente i numeri e di essere dentro la squadra più velocemente possibile per portare la Fiorentina in un posto europeo, che è dove in teoria in questo momento la squadra punta. Il fatto dell'operazione, nel momento in cui l'operazione la porti a termine, vuol dire che tutti sono d'accordo. È normale che la Fiorentina, se avesse rinunciato e rifiutato a quei soldi, metteva in preventivo di praticamente venderlo a giugno a meno soldi, quindi a rinunciare a qualcosa, allo stesso tempo di perderlo a zero. Quindi nel momento in cui capisci che la volontà del giocatore è quella di non rinnovare e andare via, a quel punto uno ne prende atto e lascia andare.
per trattenerlo anche con un, insomma, con un sostanzioso rinnovo di contratto come gli era stato proposto, sicuramente la società doveva dargli anche altre garanzie che potevano essere con l'acquisto di giocatori di alto livello, e c'è da capire se la società in questo momento aveva intenzione di sbilanciarsi tanto, perché comunque sta facendo il centro sportivo, vuole comunque continuare l'operazione stadio, e c'è l'idea di crescere piano piano, però un conto è crescere piano piano su più mercati, un conto è magari dire ok, metto, dopo aver speso oltre 300 milioni per comprare la Fiorentina e tutte le operazioni, dovrebbe metterne altri tanti sul mercato, e ovviamente uno cerca di fare anche i passi. Che non, dici? Meglio metterseli in tasca, meglio metterseli. Sai, è normale, intanto metti in tasca per reinvestirli, non è che sì. È benissimo che intanto... Ecco, hanno... bravo, però a questo proposito, Manuel, ti dico... metti in tasca per reinvestire, ma con la posizione della classifica della Fiorentina attuale, che erano anni ormai la Fiorentina non lottava per l'Europa dai tuoi tempi, forse potevamo, cioè, pur vendendo Vlahovic potevamo fare qualcosina in più anziché mettere dentro solo Cabral. Ascolta, il problema qual è? È che a gennaio, allora, quali sono i giocatori che si muovono a gennaio? C'è sempre da porsi questa domanda. Se te guardi il mercato italiano, sono poche le squadre che hanno deciso di mettere tanti soldi a disposizione per il mercato. Qualcosa la Roma, la stessa Juventus, che secondo me lo ha fatto per fare all-in, perché poi la Juve è in ritardo nella classifica, e gli altri più delle volte sono giocatori. È difficile che una squadra si privi di un suo campione se non per un motivo ben valido. Quindi è anche difficile riuscire a trovare nel mercato un sostituto importante al posto di Vlahovic, perché se vai a vedere nel panorama italiano, quale può essere un giocatore comunque giovane, bravo, con la freccia puntata verso l'alto? Scamacca? Ma il Sassuolo non se ne priva, o comunque te lo fa pagare tantissimo. Quelle di solito sono operazioni di mercato sul mercato di giugno, dove c'è molto più tempo per lavorarci. A gennaio è difficile, o decidi di fare all-in per un obiettivo, però è anche vero che se vuoi fare all-in che devi anche certe volte strapagare determinati giocatori. Infatti ti scrive Marco Forzaviola, domanda per Manuel: avresti sostituito Vlahovic con Cabral oppure con altro? Ma non c'è, cioè, bisogna anche vedere il mercato cosa propone. A me è piaciuto fare con altri colleghi vostri, non solo fiorentini, ma anche, insomma, visto dove lavoro ad Adon, anche con loro. Guardo l'effetto, cioè vedo la pagina diversa, nel senso che la Juve deve fare all-in per cercare di arrivare in Champions League. Qual è l'attaccante europeo in questo momento che ti garantisce certi numeri ed è giovane? Lewandowski, Haaland, Mbappé. Però per le tasche della Juve questi giocatori non sono giocatori, cioè, visto anche l'aumento... Però Manuel, ti fa la domanda opposta. Ma voglio dire, andare in Europa poteva essere un valore per la Fiorentina e compensava anche l'eventuale perdita di 15-20 milioni fra venderlo ora e a giugno. Poteva fare all-in anche la Fiorentina, nel senso... Il problema è che, cioè, uno guarda anche tante altre circostanze legate anche alla rosa che hai a disposizione, perché poi nel momento in cui, anche se vai in Europa, devi comunque ampliare di più la rosa, cioè non che con questo la società non lo voglia fare, preciso che poi magari vengono prese le mie parole per altro, no. Però sia mai. La rosa della Fiorentina ha dato dimostrazione che non ha 20 giocatori o 22 giocatori da poter mettere in campo sin da subito, cioè deve esserci anche un altro lavoro nel caso in cui la Fiorentina arrivi in Europa, perché non ha 22 giocatori dello stesso livello per competere sia in Europa che in Italia. E in automatico, anche guardando la posizione di Vlahovic, che sei a rischio poi di perderlo a zero o di rinunciare a tanti milioni, uno dice ok, con quelli poi reinvesto nel mercato di giugno per creare una formazione ancora più buona per poter approdare in Europa il prossimo anno. Tra l'altro è stato il terzo... C'è anche da vedere poi i passi che fa questa Fiorentina, perché uno dice sì, certo, va bene, investiamo i 75 milioni per arrivare in Europa, però andiamo a vedere dove ha finito la Fiorentina la passata stagione. Quindi è anche giusto che i passi vengano fatti in maniera graduale. Perché? Perché se andiamo a vedere la stessa formazione l'anno scorso, si è salvata praticamente in fondo, non è perché hai guadagnato 75 milioni da Vlahovic perché arrivo in Europa, perché comunque la società cerca anche di arrivarci passo dopo passo. Allora, Anna, dicevi, volevi fare una domanda. Che Vlahovic è stato il terzo acquisto più costoso di sempre del mercato invernale. Quindi questo è già un indizio, soprattutto un tema economico, non nient'altro. Sull'Olì della Juve, dici?
No, no, dopo Coutinho e l'altro non mi ricordo, è in tutte le lighe, in tutte i top league, è il terzo. Quindi, potendo... Quello che non capisco è come il Real Madrid veramente non lo abbia preso, non lo so, non riesco a capirlo. Vabbè, non c'ha scartine il Real Madrid, c'ha Vinicius, Benzema e dovrebbe prendere Mbappé. Sì, però Benzema alla fine dipende solo da un giocatore sempre, quindi non è che... E un altro dato interessante, non è che Vlahovic, nell'ultima partita contro il Napoli di Coppa Italia, la Fiorentina ha segnato 5 gol. Di questi 5 gol solo uno è stato segnato da Vlahovic, no. Ha segnato Biraghi, ha segnato... Lo sai... Lo sai che l'ultimo mi ha detto una cosa di genere qui a Firenze, l'ho bloccato, ovunque, detto, lo sai, devi avere un po' di vita, non puoi essere così fatalista. A proposito, di fiducia, siete fiduciosi, Ana e Manuel, sulle possibilità della Fiorentina di battere stasera l'Atalanta? Sì, Ana è fiduciosa. Ascolta, io l'ho vista in questo momento, l'Atalanta non la vedo come l'Atalanta nel momento migliore, perché se ci ricordiamo bene anche la passata stagione ha avuto un momento di calo, ora ha iniziato anche a perdere qualche pezzo rispetto all'anno scorso perché Zapata si è praticamente fatto parecchio male, perché ha cercato di rimettersi in gioco velocemente, hanno comunque Ilicic per altri motivi che abbiamo visto insomma confessati da Gasperini, anzi gli auguriamo il meglio per poterne venire fuori più velocemente possibile, proprio per una situazione prima di tutto sua personale e poi a livello sportivo. Si è privata di Gonsens, che comunque è un altro giocatore che ha dato tanto all'Atalanta. Quindi, tante volte la fortuna delle squadre è anche quella di affrontare le avversarie nel loro momento peggiore. Quindi, secondo me, sicuramente poi Italiano farà anche una sorta di turnover. Altre scelte magari sono vincolate perché non hai giocatori domenica prossima come Torreira, mi sembra Bonaventura, qualificati, quindi hai comunque in campo giocatori abituati a determinati tipi di partite, soprattutto giocatori che stanno bene fisicamente, che vanno forte, che stanno trainando la squadra, quindi sono convinto che possa far bene. Allora, una cosa, intanto c'è un amico che ti scrive, Manuel, Alessio, ciao capitano, cosa consiglieresti a Biraghi per aiutare la squadra ad assorbire la cessione di Vlahovic? Di mettere più palle possibile all'interno dell'area di rigore, perché mi sembra che sia un attaccante a cui piace attaccare tanto la porta, anche se non ha fatto gol nella partita con la Lazio, ha avuto un paio di palle veloci in mezzo e ho visto che è uno a cui piace la palla veloce forte in mezzo da poter attaccare. Questo è un aneddoto meraviglioso, poi ci racconta se ne ha mai sentito uno simile. Marco scrive: Manuel Pasquale è stato talmente l'idolo di mia moglie che sulla torta nuziale la statuetta della sposa sulla schiena aveva la maglia numero 23. Ho detto tutto, no. Però non è mai andato a mangiare la torta e questo non va. Ti chiedo, Manuel, tu che hai vissuto momenti nella tua Fiorentina di ambizioni in cui sembrava la tua Fiorentina potesse arrivare a vincere, ma anche momenti di, fra virgolette, ridimensionamento, lo spogliatoio, il calciatore, l'avverte il cambiamento di ambizioni di una proprietà e questo può portare del turbamento nello spogliatoio oppure il giocatore pensa a se stesso e non gliene frega nulla di che fa la società? Dipende da che giocatore sei, dipende sempre, secondo me c'è un'era a tutto, nel senso che quando hai 18, 19, 20 anni, comunque sei 22, 23, comunque nella prima parte della carriera vai in spogliatoio e vai in campo per andare al massimo e tirar forte la carretta, non ti interessa della gestione dello spogliatoio, non ti interessa, poi man mano che cresci inizi a mettere da parte te stesso per iniziare a vedere anche tutti gli altri sviluppi, quello di iniziare a mantenere lo spogliatoio unito, se ci sono problematiche cerchi di dare un aiuto a sistemarle, c'è una visione completa dopo dello spogliatoio man mano che passano gli anni, in automatico capisci anche certe dinamiche, se in base al mercato, in base ai giocatori che vengono acquistati, insomma capisci tantissime cose, quando magari fanno passare l'acquisto come l'acquisto del secolo e poi magari ci va in campo insieme, ma che hanno fatto? Come Riveria, ad esempio. Brava Ana! Stavo dicendo come Riveria, non so che ne pensi tu, Manuel.
Ribéry, ascolta, Ribéry è stato un acquisto dove la società aveva bisogno all'interno dello spogliatoio di mettere dentro un giocatore che avesse personalità e fosse di aiuto per tutti gli altri. Perché? Perché Ribéry cioè non ti poteva garantire 90 minuti a altissimo livello, però una cosa l'ha dimostrato, secondo me è stata una fortuna per la Fiorentina della passata stagione, che era il primo a mettersi in discussione e a pedalare tanto. E secondo me la Fiorentina è riuscita comunque a non andare in grandissima difficoltà e essere completamente mischiata nella zona retrocessione grazie a un giocatore come lui che era presente nello spogliatoio con una parola in più, con un atteggiamento positivo per dimostrare anche a chi aveva 20 anni che io ho vinto tutto, ho vinto tanto, però sono a disposizione, pedalo più di tutti. E tante volte se hai giocatori intelligenti prendi questo dai campioni. A me mi era venuto in mente invece l'anno in cui, quando c'eri te, presero Mario Gomez e Suarez, che quell'anno lì sembrava si dovesse partire per lo scudetto, poi Suarez non giocò mai, e Mario Gomez, voi che pensavate di Mario Gomez? Ascolta, allora, nel momento in cui vedi che la società fa determinati acquisti, è normale che pensi, cavolo, stanno proponendo una bella squadra, poi è normale che li devi mettere insieme, devi avere la fortuna che stiano bene, perché se andiamo a vedere i numeri di quell'anno, Mario Gomez e Giuseppe Rossi avevano dei numeri clamorosi, però quante partite hanno giocato insieme, perché alla fine per la sfiga, e se sono fatti male sì. Tutti e due, Giuseppe Rossi è stato capocannoniere, non, mi sembra per un mese e mezzo dopo l'infortunio. Mario si è fatto male il ginocchio e poi si è rifatto male un'altra volta o all'altro, lo stesso non mi ricordo. E poi c'è anche un fattore ambientamento, perché quando adesso ti hai fatto il nome di Suarez, è un giocatore che atletico ha fatto delle cose importanti, è normale che poi ti devi adattare a un sistema di gioco, a un calcio diverso, insomma. E secondo me, ritornando al fattore Juve, perché ha comprato Vlahovic? Perché conosce già il campionato italiano. Certo. A proposito di adattamento, adesso qui c'è il caso Iconé. Esatto, che italiano non... chiediglielo te, Ana. Chiediglielo te, Ana, ti facciamo fare la domanda. Perché tra l'altro italiano farà una piccola rivoluzione, almeno da quello che ho visto per stasera, e metterà nel tridente d'attacco a Piontek insieme a Iconé. Come li vedresti insieme? Allora, Iconé io l'ho già visto durante la prima apparizione, ha giocato un po' di tutti col Genoa, poi è entrato anche con la Lazio. Un giocatore, secondo me, di qualità, che può fare il caso alla Fiorentina. L'unico problema e l'unico interrogativo di giocatori che arrivano da campionati esteri è proprio l'adattamento a cosa vuole il tuo allenatore. Poi un secondo punto fondamentale per riuscire a entrare subito nelle dinamiche di squadra è il fatto di riuscire a parlare, a capire, non più che a parlare, a capire velocemente l'italiano. Perché? Perché quando sei in campo ti serve una comunicazione rapida e veloce, e conoscere 10 parole, diciamo 10, legate al mondo del calcio, che può essere uomo, solo, girati, cioè quelle cose semplici, ti aiutano ad essere dentro lo spogliatoio. Perché? Perché altrimenti ti crei una vita tua all'interno dello spogliatoio e non riesci ad essere a pieno regime con loro. Secondo me, se un giocatore Iconé è un buon acquisto, è normale che ci vuole per forza l'adattamento, e raramente giocatori che arrivano da campionati esteri riescono ad adattarsi nel giro di una settimana o due, rispetto a un giocatore magari che è già ambientato in Italia, nel momento in cui cambia squadra entra velocemente nelle dinamiche di un allenatore, perché conosce la lingua, conosce il calcio italiano, c'è solo da adattarsi alla situazione di squadra. A meno che non ti chiami Salah, insomma, a meno che non ti chiami Salah. Vabbè. ci sono giocatori che fanno il calcio a sé, ecco. Esatto, però non è vero, perché secondo me dipende molto anche dall'allenatore, perché italiano è uno meticoloso, secondo me anche in questo è un grandissimo allenatore, però secondo me in questo momento è ancora un po' inesperto su certe dinamiche, perché cioè le partite non le vincono gli schemi, e quindi se tu devi continuare a fare già a Callejon, forse Iconé magari non è tanto inserito, ma c'ha la giocata, lo spunto che poi ti ribalta una situazione nell'arco della partita. Perché poi vedo Mourinho butta dentro Sergio Oliveira subito, Allegri gli arriva Zaccaria e lo mette dentro, e Abraham vola dentro, e qui invece l'italiano è sempre attentissimo a lanciare. Intanto dipende anche da che giocatori hai a disposizione, però ti faccio anche un passo indietro. In altre squadre, visto che comunque hai tirato fuori altre squadre, Douglas Costa allo Juventus giocava mai, perché a livello tattico
serviva più dargli strappi gli ultimi 20 minuti, mezz'ora, quando gli altri erano cotti, piuttosto che metterlo dentro. Adesso ti faccio una cosa molto differenziale. Quindi ci sono quei giocatori che decidi anche a livello tattico di inserirli dentro in un momento diverso della partita, per qualità tecniche, fisiche. Poi è normale, anche dipende che giocatori hai a disposizione e quali sono i loro atteggiamenti. Abbiamo visto che davanti Italiano comunque spesso cambia due attaccanti esterni in base a cosa cerca nella partita o anche in base a chi ha dietro. Mi riferisco alla partita con la Lazio, ha deciso di far giocare inizialmente Caglione perché magari dietro aveva Venuti che non spinge. Nel momento in cui gioca Odriozola, che sa che è un giocatore che gli piace pedalare avanti, preferisce mettere magari Nico Gonzalez che va tra le linee e gli lascia lo spazio. Quindi lì sono anche degli equilibri tattici che un allenatore cerca di mettere insieme in quella determinata partita. Allora io direi le ultime domande, poi liberiamo Manuel che è stato gentilissimo. Dai. Prima cosa, ti domandano il giocatore più forte con cui hai giocato nella Fiorentina. Francesco te lo chiedo. Salah. Beh, ce ne sono, perché comunque Adrian era forte. Ah già, secondo me si potrebbe fare una formazione, cioè, poi in base risalta all'occhio l'attaccante perché fa una montagna di gol, certo. Però comunque lo stesso Frey, Liverani, Darlo, cioè nei loro ruoli li troviamo giocatori di alto livello. Poi Max ti domanda una domanda per Manuel, un terzino Vargas per attaccare... Vargas no, te eri meglio di Vargas. Lì non può fare di interesse. Va bene. Una domanda per Manuel, un terzino per attaccare la profondità, preferisci un Caglione stabile o uno dinamico che si accentra come Nico o Iconé? Secondo me uno deve essere bravo a deve essere bravo a variare, però se andiamo a vedere bene i movimenti di Caglione, soprattutto quelli che aveva col Napoli, per il terzino opposto era una di scatole mega galattica, perché quando Insigne entrava dentro, tu esterno sinistro sapevi che Caglione arrivava. Il problema è che avevano un dinamismo e avevano ormai dei tempi perfetti, che tu sapevi che ti arrivava alle spalle, però essendo la palla alla porta opposta non riuscivi a metterti così bene con il corpo per vedere l'attaccante Caglione che ti tagliava le spalle e quello che metteva a palla. Il fatto di tagliare tra le linee, se sei bravo a trovare il tempo tra le linee con l'esterno che ti va in sovrapposizione, per l'esterno sinistro è comunque una rottura di scatole, perché non sai se accorciare su quello che va tra le linee o l'altro che ti attacca alla profondità. Nel momento in cui i movimenti sono fatti a tempo giusto e soprattutto la palla viene data nel momento giusto e con la forza, la precisione giusta, qualsiasi movimento ti può mettere in difficoltà. Cancellosti di domanda. Più vari. Adesso io un giocatore che ho sempre sofferto tantissimo era Camoranesi, perché lui faceva sia uno che l'altro, cioè andava in profondità, stava largo e andava dentro e non sapevi mai da che parte andava, e in base alla tua scelta lui ti metteva in difficoltà. Senti, in tanti chiedono se vorresti tornare, se ti piacerebbe tornare, cioè ti vorrebbero vedere in società in Fiorentina, però questo ovviamente non dipende da te. Guarda, l'unica cosa che posso dire è che avevo cercato di diventare l'ultimo anno, volevo rigiocare l'ultimo anno e chiudere a Firenze, però le idee societarie e di allenatore erano diverse, perché in quel caso c'erano tanti altri esterni. Si è visto, però, il capolavoro. Però ho accettato e basta. Ora penso di aver intrapreso una strada lavorativa che mi porta lontano dalle società, ma allo stesso tempo dentro il mondo del calcio, che mi piace tanto, mi diverte, mi dà entusiasmo. Insomma, e che penso... fai molto bene anche molto bene, brava. Conti sono positivi, spero, e penso sia quello il mio lavoro. Grazie Manuel, in bocca al lupo. Ciao Manuel, grazie, ci ha fatto grande piacere. Ciao Manuel, grazie. Magari entra Ana in Fiorentina come responsabile della comunicazione. Può essere. Sì, io mi ci vedo più la presidenta. Ah, grande.